Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con BlackBerry Playbook e Torch. Vediamo adesso di realizzare un filmato analogo a quello che abbiamo realizzato con luce solare, ma lo realizziamo appunto con assenza di luce. Non abbiamo faretti che illuminano la scena, in questo caso ripresa. Ovviamente è una scena che potete tranquillamente reperire anche voi, basta andare in strada e ripetere il test che facciamo noi per voi. Stiamo registrando in contemporanea in modo tale da permettervi di eseguire una facile comparativa tra i due dispositivi. Come al solito faremo durare la prova un 2-3 minuti, non di più. Vediamo quindi di eseguire un pannarapido. Come vedete, il soggetto viene messo abbastanza velocemente a fuoco. Vediamo adesso di riprendere un soggetto illuminato. Non stiamo utilizzando nessun tipo di stabilizzazione di tipo meccanico, quindi l'unica stabilizzazione video che viene inserita è quella nativamente inclusa, parliamo quindi di stabilizzazione di tipo digitale. A questo punto vediamo di riprendere per esempio una scritta, dovrebbe essere tutto perfettamente leggibile, stando a quello che visualizzo sul display. Come visibile, quindi, entrambi i dispositivi permettono di realizzare video soddisfacenti. Come vedete, anche dopo un panna rapido non ci sono grossi problemi nel rimettere a fuoco un soggetto. La comparativa termina così, ora è tutto. Per quanto riguarda la comparativa foto, sempre in condizioni di scarsa luminosità, verrà pubblicata a brevissimo. La demo è conclusa, io vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci si vede online. A presto da Giuseppe Ragazzino.